Salve ragazzi, sono Yada e bentornati su Dark Souls 3. Ci troviamo alle prese con una nuova avventura, ovvero Ashes of Ariandel. Allora, io ho loggato nel santuario delle... sì, nell'altare del vincolo, continuo a sbagliare il nome, perché mi hanno detto che qualcuno qui ha degli indizi per dove si avvii il DLC. Cioè, io ho qualche idea, insomma, pensiamo a te che tanto sei sempre tutto. Welcome home, Ashen One. Is it not? Non mi dice niente. Ashen One. Allora, io qua giro un po' e vedo se trovo qualcuno in caso taglio. Non avendo trovato niente nel santuario, o nell'altare del vincolo, è già la seconda volta che sbaglio il nome, andiamo nelle zone che erano le più papabili per essere entrate nel DLC, ovvero qui, dove ci sono i quadri. Tra l'altro questa potrebbe essere... no, questa qua è... ho detto una cavolata. Non questa, volevo dire questa. Dove... qual era il... c'era uno che mi ricordava tanto Ariamis. Io qui non vedo prompt, quindi non credo sia qui. E l'altra opzione dovrebbe essere la cattedrale della profondità, dove andiamo subito. Oh, c'è una Chandra. Mother of the forlorn, who have no place to call their home. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Ok, a meno che non dica qualcos'altro, credo che abbiamo trovato l'ingresso al DLC, o almeno l'NPC nuovo ci permetterà l'ingresso al DLC. Ho girato per 10 minuti come un cretino, contando che era qui, bella mostra. Leggi il messaggio. Prova a dito... lasciamo perdere e parliamoci. Tanto ha nominato i Forlorn, che erano le creature che si vedono in Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, però le ha tradotte come disperse, vabbè. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Ok, allora, a parte che su qui è il tizio che avevo confuso, poi se quando si alzerà vedremo, ma non è uguale, con un sigillatore, ero veramente convinto, però ha detto che abbiamo lo stesso odore di quella donna. Quindi anche quella donna deve essere una Kindle. Oh, don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame, a proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Accetto. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Ashes were two.
Allora, iniziamo dicendo che ho sbagliato. Altro NPC? Perché ero convinto che lui mi desse una chiave per poi accedere attraverso Irithyll, ma a quanto pare no. Quel pezzo che ci ha dato era un frammento della di un quadro stregato. Posso prendere un colpo? Non riesco a lootare? Vabbè, parliamo con te allora prima. Ah, ora mi fa depredare il cadavere. Muschio blu ghiaccio. Muschio blu... sì, esisteva già. Eccolo qua. Ferma l'avanzata del gelo. Iniziamo bene. Segno di evocazione. No, è un player, non mi interessa. E questo è un... No, assomiglia a un... a uno di quegli uomini corvo, ma boh, vabbè. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Quick, a Okay. Allora, iniziamo. Ora inizia il vero scontro. Lotazioni 11. Due appunti. Innanzitutto mi secca leggermente che se abbiamo incontrato due PNG di cui non sappiamo nulla. Ok, primo. Mondo dipinto di Ariandel. O di Ariandel. Ariandel. Sì, lo pronunciavano così. Allora, seconda cosa. Ho sbagliato, come ho detto palesemente nel cercare di capire. No, non mi interessa, grazie. Nel cercare di capire dove l'ingresso al DLC sarebbe stato. Terza cosa, che in realtà prima non c'era neanche, mi è venuto adesso, è... Ah, questi non sono creature, sono letteralmente pezzi dello stage. E ti ho visto, ragazzone. Intanto hai una mira pessima, ragazzone. No, no! Io lo sfotto per la mira e lui mi tira una freccia. Ci sta, è giusto. Terza cosa, ma non per importanza, anzi forse la più importante, grande anima era intrepido. In realtà abbiamo avuto conferma di quello che avevamo intuito dal discorso del primo NPC, ovvero c'è un altro Ashen One, ovvero Nankindle, se preferite, o come si chiama in italiano? La guardiana. Vabbè, non mi viene il nome. Comunque è un altro Nankindle, un'altra fiamma sopita che si trova qui, ad Ariandel. E credo che siano stati attirati. Quanto danno gli faccio fisicamente invece? Ah, due colpi li uccido, ma va bene, allora io mi stavo spiegando le piromanzie perché penso che sono molto più tosti. Cioè, qui ci posso stare, perché ad esempio, colpendoli a questo modo, mi risparmio, fate tutto il giallotto. Mi risparmio a guadi. Anche tu hai il giallotto. Vabbè, credo che hai fatto lo switch dell'arma. Olè. Volevi colpire. Tra l'altro, se vi sembro un pochettino arrugginito, lo so. Non tocco il gioco. Corazza dei devoti. Non tocco il gioco pressa poco da quando ho finito l'ultimo video che avete visto voi. Quindi sono passati mesi. Corazza dei devoti. Ah, ho ancora le teste dei. Vabbè. Avevo sentito un suono. Chi sono sti devoti? Devoti. Corazza indossata dei devoti di Farron. Quando un guerriero di Farron cadeva preda dell'abisso, gli alti e manciati devoti dagli occhi vacui comparivano in un gruppo per dargli silenziosamente la caccia. Farron e i guardiani non esistono più, ma i devoti continuano a vagare in un branco. Quindi praticamente il corpo di polizia interno... Aspetta, questa parte l'ho vista. L'ho vista nel trailer. Se vado lì crolla tutto. Quindi, prima controlliamo questo step precedente. È un trappolozzo carino, però non ci voglio cadere. Il problema è che con questa neve io non ci vedo una cosa. Sento nemici ma non li vedo.
e non mi piace sta cosa. Allora, qui ci potrebbe essere un'altra deviazione. Tu, ad esempio, tu da dove sei scappato fuori, figliuolo? Questa è la weapon art che avevamo visto, nuova, della torcia. Non so se è di ogni torcia o solo del questo tipo che ha lui. Però comunque è carino da vedere. Ah, qui non c'era niente. Tanto volevo andare avanti, quindi. Ok. Però volevo togliermi il dubbio. Notare che queste, su questo albero peculiare ci sono delle fiammelle. E ha una forma umana. Non è che facciamo anche noi la stessa fine? Cioè, vogliono fiamme per Arendelle, dicono, no? Noi siamo praticamente embrioni di fiamma, per meglio dire quello che ne resta. Quindi non sono molto grandi. Stavo guardando verso l'alto, non avevo proprio visto sta creatura. Cioè, l'avevo vista nei trailer, però non l'ho vista adesso. Olè! One shot. Intanto riesco. Gemma velenosa. Ottimo. Io però preferisco, visto che non conosco l'area, andarci un pochettino safe qui. Stare più attento, non fare cavolate, cioè non fare più cavolate di quelle che faccio normalmente quando sto attento. E via. Allora, penso che abbiamo pulito abbastanza bene sta zona. Ma ho detto, lì c'è qualcosa. Ecco, mi sono dovuto smentire in tempo zero. Penso ci si passi da dietro, perché qui non vedo modi per salire che non siano fare scherzi con le pumato. Non vedo motivo di... Allora, lì ci aspetterà qualcosa di brutto. Ah, sì, sì, vabbè. Non sto più riacciando. Al quadro in arrivo? No. Ah, ma pensavo... Vabbè, pensavo che fosse un trappolozzo di quelli seri. Ah, sei pronto? Perché tu sei già morto e congelato? Cosa c'è qui che ti può uccidere di cattiveria? Beh, in realtà nel trailer ho visto dei lupi. E in realtà si vedono anche qui. Cioè, vedo del... Allora, il moveset. No, no, ho messo male. Sto messo molto male. Mi frega, nel tempo zero sto lì. Come è andato? Con due colpi li butto giù. Il problema è che sono molto mobili e le mie piromanzie li non colpiranno mai, veramente. Il testo di me è diventato molto meno aggressivo. Perché non è possibile? Non riuscivo a beccare il tempismo. Perché lui rimane fuori dal range, colpisce e poi si rimette fuori dal range. Allora, lì ce ne sono altri tre. Se è tutta così quest'area, stiamo messi un pochettino male. Moneta arrugginita. A meno che non riesca a colpire alla distanza. Anzi, con i resti della culla del caos dovrei essere in grado di beccare in un'area più ampia. Quindi magari anche se schivano, non schiveranno molto bene. Aria ampia un corno. Cioè, per carità, uno è morto, però. Tanto notare che si chiamano l'un l'altro. Mi fanno sponare acqua. Questa cosa non mi piace. Non è una novità questa che le trovate. Fa un altro. Anche questa è fatta. E il problema è che con questa neve e... E col fatto che devo badare a questi lupacchiotti, che alla fine sono lupacchiotti, che ci attaccano così, io tendo a perdere l'orientamento. Però, se non ho capito male, continuiamo a scendere. Quindi, finché andiamo in discesa, stiamo seguendo lo stesso percorso. Giusto? Spero di sì. E parla figura dello scemo. Troppe volte in un solo video, non mi piace. Allora. Va questo. Ha funzionato. E tra l'altro abbiamo appena scoperto che la sfera di fuoco nero è sufficiente ad uccidere questi lupacchiotti. E in realtà
due colpi della mia spada, cioè un colpo della mia spada fatto bene è quasi sufficiente a ucciderlo. Bene, lì ce n'è un altro. Se riesco a ucciderlo... No, è già morto. L'ho già ucciso. Ottimo. Ora, qui è la fine del percorso, giusto? Nel senso, c'è un crepaccio. E mi va bene come cosa. Te non mi va bene lassù. Perché se la prospettiva non è un'opinione, tu sei molto più grande degli altri. Quindi, resta lì cucciolotto, che io torno fra un pochino. Allora, ovviamente, Ariandel ricorda in maniera estrema Ariamis. Anche il nome stesso, quindi sono pittori collegati. Io avevo ipotizzato una famiglia di abomini. Animali. Ho fatto una cavolata. Una cavolata più grossa di quella che pensavo, sì. Ricordate quando ho detto, ah, ma non sono creature? Forse ci dovevo riflettere meglio prima di fare un'affermazione così forte. Qualcuno di voi si potrebbe chiedere perché mi sono sprecato la stregoneria quando potevo. Come cacchio faccio a colpire questi cosi? Immagino che mettano status gelo, però. Basta faccio così. Ma senti, Anche tu dovresti morire. Se ne prenderà via il fuoco, spero. Adesso per i ragazzoni là sopra invece. Ma non può rotto le scatole ugualmente. Ma cacchio. Questi giavellotti fanno un po' troppo male per i miei. Facciamo che scappo un attimo. Recupero vita. E torno a affrontarli, va. Notare che ho già perso una grande fetta della mia vita. Alleluia. E muori anche tu. Sono tosti, Cioè gli incontri. Ah, okay, qua è dove quella cosa che avevamo visto prima. Che è il giavellotto dei devoti. Che immagino contenga la stessa descrizione del. Ok, le armi stanno messe genericamente qua. Giavellotto. Penso stia tipo vicino alle lance. No. Giavellotto dei devoti. Lancia una lancia al genio impegnata dei devoti di farlo. Il peso è studiato per usare un'arma da lancio. La seconda parte è bloccata uguale. E poi ci dice che la weapon art è quella che ci permette di scagliare il giavellotto stesso. Va bene. Abbiamo già accesso a un'arma nuova del DLC. Anche se in realtà. Ah, noi non interessa quella build che abbiamo tutto quanto. Non neanche visto come scala, ad essere sincero. Ora, non mi dite che c'è subito una boss fight. Cioè, che da una parte potrebbe essere una cosa figa, dall'altra no. Perché io mi ricordo che nel trailer battevo. Sì. Non è una boss fight, allora. Non lo è mai stato. Un lupacchiotto un po' più grande del normale. 80. Perché ha proprio fatto latte da piccolo. È morto. Ha molto grande dinamite. Ero convinto avesse molto più vita da. Perché il primo colpo gli ho fatto poco allora? Forse che stava scendendo ancora? Mistero. Ciccio. Io so quello che fate. Cianciate e poi arrivano i compagni. Dai, adesso? Adesso che sei solo sul letto? Non attacchi, Vabbè, non attacchi è un parolone, però non attacchi con la stessa cosa. Ok, sto finendo le Estus in una velocità impressionante. Per fare questo pezzo che credo sia comunque solo l'inizio. C'è modo di andare dove stava prima il lupacchione? Questo respiro che sento da una parte è quello di un lupo, sono sicuro. Ma ne sento un altro che mi sembra decisamente non lupo.
che sembra decisamente non lupino, non canide, per essere più precisi. Quindi si può salire là o no? Salve. Come la vogliamo questa cosa? Beh. Allora, avete presente quando all'inizio avevo detto che provavo un po' di empatia per quando tiro fuori la cosa dei Ashen One e questi alberi? Ecco, diciamo che l'empatia sta rapidamente finendo. Ce la sono giocata tutta molto tempo fa. E muore anche lui. E poi non ne vale neanche la pena ucciderli. Fanno talmente poco a livello di anime e tutto. Sì. Un'opzione migliore è probabilmente speed correre di certo verso. E poi sono di due tipi diversi. Sono quelli che buttano il ghiaccio e quelli che buttano il fuoco. Tra di Danira ci sono quelli che mi fanno tanto incazzare. Allora, double kill. Sono stato stupido. Sì, molto stupido. Allora, qui è dove siamo morti. Tra l'altro mi ero dimenticato il nemico che ci ha uccisi. Un paio di cose, non so se ho accelerato o direttamente tagliato mentre tornavo qui. Allora, in prima cosa, la trappola del coso di neve che cade, c'è un po'. Poi, resuscitando, penso che stanno tornando un po' qui, come dovrei dirti, un posto bello accogliente, penso per scherzarci. Ora, ho recuperato tutto e continuiamo. Tanto qui c'è un percorso che prima non avevo neanche notato. Uno. Questo ci sono delle, o ce ne sono una? Delle mosquitos. Ero convinto stessero sanguinamento mentre non lo stanno facendo. Non ce n'è solo una, ce ne sono altre due lì. Come ho fatto a non vederle? Non lo so, però stanno lì. Quindi se metto la qua sopra, no? Magari con i resti della culla del caos. Speravo facendo. Cioè di più in senso come area, e quindi li potessi beccare entrambi in scioltezza. Allora, ho notato quanto danno prendo se sto disattento. No, così. Quanto danno prendo velocemente se faccio cavolate. Arma congelata. Ok, questa è la prima stregoneria nuova trovata nel gioco. Ci arriva fino a qua? Beh, sì che ci arriva. Quello è stato tranquillo, l'avrei potuto uccidere prima, ma non ha fatto tempo. Adesso. Arma congelata dovrà avere il disegno di un'arma. Congelata. Uno degli incantesimi creati dal giovane stregone Sullivan prima di abbandonare il mondo di Rito. Quindi Sullivan era qua. Infonde l'arma nella mano destra col potere del gelo. Sullivan, nato e cresciuto nel dipinto, non poteva apprezzare davvero il gelo della sua terra natia, poiché il suo cuore non conosceva ancora il dolore della perdita. Ok, quindi Sullivan da qui è partito ed è arrivato a Irdi. Ah, quanti tipi diversi di pianta assassini c'hanno in questo. Ok, sono pericolose queste. Sono pericolose. Ora io per scrupolo devo iniziare a colpirle tutte? O si animano dopo? Ad esempio cos'è? Io li provo a colpire così poi mi attaccano alle spalle, vuol dire che si animano dopo. E prima non sono oggetti colpibili. Va bene. Ora però mi sto perdendo. Non è una cosa bella da dire. Ok, ho trovato qualcosa, un edificio, che quantomeno mi dà un senso di stai andando da qualche parte, bravo ragazzi. Falò più avanti. Falò più avanti. Qua sotto intendi? O intendi di più? Che bello! Un bel falò, così sappiamo dove andare. Falò acceso. Cosa c'è qua? Urrà per falò, giusto? Tu chi sei? Ah, sei Dave. Scusa Dave, ma sono un tipo solitario.
Allora, prima di proseguire verso il castello, che penso sia tutto quello che volete vedere voi, però io preferisco non lasciarmi cose troppo alle spalle, almeno quando le vedo, c'è quest'altro percorso. E tra l'altro non so se interrompo prima di andare al castello o no, visto che... Castello, vai. Chiamarlo castello mi sembra esagerato senza saperne niente. Niente, questo è un classico shortcut di ritorno, nel senso da lì sopra si torna qua. Vediamo se riusciamo a trovare come scendere da lì, altrimenti si conclude qua il video, a fin dei conti. Anche perché ho poco tempo. Poco tempo, allora. Devo costeggiare qua e poi cercare un posto dove buttarmi sulla, sulla sinistra. Costone, costone. Ancora più a sinistra devo andare. No, perché se continuo così là non ci arriverò mai. Posso azzardarmi a tentare magari un po' di esplorazione. In fin dei conti ormai il palo successivo ci sono arrivato. Non li avevo neanche... Cioè li ho sentiti un attimo prima, ma non li ho proprio visti. E credo fossero lì da parecchio. Di aver colpito qualcosa. Ok, sono riuscito a fare finalmente un po' un molino. Quanti eravate, figlioli? Continuano ad arrivare, tra l'altro. Non so se l'avete notato, ma continuano ad arrivare. All'inizio non erano così tanti, minimamente. Ah, uno è caduto. Questo significa che posso affrontare quest'altro per un po' di tempo da solo. Se vi sembra una cosa da poco, non ci avete capito niente di come combattono questi qua. Olè. Allora. Questi lupi sono stati una leggera sorpresina. In realtà no, perché sapevo che c'erano. Cioè, dovevano esserci. Credo che la vallata finiva lì, quindi ci vado fino in fondo solo per dare un'occhiata e poi concludo l'episodio. Anche se ci dovrebbe essere il bestione qui, eh. Magari ci fosse tanto lui. Ecco, niente. Ecco, neanche. Quella in faccia, fa male. Me ne rendo conto. Anche questo è andato. Quanti ci sono intorno ancora? Ci dovrebbe stare il bestione là sopra. A meno che non respawn. A meno che sia unico e quindi una volta ucciso una volta e quindi allora. Morto. Ok, lì c'è uno di quei vichinghi più o meno che si erano visti anche nel trailer, però non so come arrivarci. Ci sono arrivato. Prima però io non l'avevo visto, non è possibile. Era lui che sentivamo prima? Il respiro? Il suo respiro? Il suo respiro sexy? Può essere. Solo che... Ah, ecco, qui c'è un altro percorso che mi ero perso. Come ci si arriva? Eccolo qua, un percorso nuovo, nuovo, nuovo per morire di nuovamente. Allora, io non vorrei tirarmela. Poi se questi nemici sono vulnerabili al fuoco, non è che sarebbe malaccio, eh. Certo, uno di questi è resistentissimo, tutto, credo. Ora, cogli oggetto. Probabilmente di nido. Non lo vedevo, bianco su bianco, che volete che trovi. Tutta macchia di sangue. Ovviamente io non so se bisogna avanzare da questo lato o dall'altro. Non è un grossissimo problema. In realtà io volevo chiudere l'episodio, però a quanto pare l'episodio non è della stessa opinione. Togli dalle scatole.
sto facendo un discorso. Ora. Nemici come quelli di prima, però accompagnato dai lupi. Giavello. Ricordi di Anor Londo, ovviamente. Allora, questi ci proteggono. E un po' lo dovevo capire che servivano a qualcosa sti muretti, eh. Posso essere giustificato dalle... per non aver visto, non so, gli arcieri là sopra, ma un bestione del genere mi arriva alle spalle. Ok, buon tattico. Mi ha colto leggermente in contropiede la sua capacità di fare il doppio coso con la lama una volta conficcata. Stavo tranquillissimo, e tra l'altro non è colpito. Sbagliato. Probabilmente di danico. Il problema è che sto finendo le Estus. Probabilmente anche per mia colpa, perché effettivamente non devo prendere tutti questi danni. Però inizia a scarseggiare risorse. Io vorrei trovare un posto sicuro dove poter poi attaccare il bestione. Sì. Una volta mi sei fregato, no? Però una volta. Cioè una volta che so che ti fai quella bastardata, non resta attento. Probabilmente ti tenete. Io vorrei esplorare almeno questa torre e chiudere l'episodio. O anche prima, in realtà, dipende da come. Per qua si sale. No, 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 no. Una cosa per poco. Qua. Ho detto che andavo qua e andiamo qua. Altrimenti io comincio a divagare e non abitiamo più. Là c'è un altro di quelli che gironzola. Molti assiderati? Sì, quanto pare. Anima di un veterano. Dai. Ah, sei uno di loro. So perché mi ero convinto. Senza una vera motivazione. No, e basta. Parte. Ok, quindi questo è un sali perché è bello e poi. Sono morto facendo sta cosa. Insomma, bello, eh. Bene ragazzi, con questa morte concludiamo questo episodio.